Siamo qui oggi ad Arco di Trento, nel nostro centro federale, il campionato italiano paraclimbing, una realtà molto importante per quanto riguarda l'arrampicata sportiva. Siamo molto felici di essere qui, il tempo ci assiste ad ammirare, quindi assistere questi splendidi atleti in una cornice comunque importante di Arco di Trento, che è un po' il luogo dove proprio alle spalle di questa struttura è nata l'arrampicata sportiva negli anni 80, fine anni 80. Ed è bello essere ancora qui con una struttura ovviamente più nuova, quindi una struttura diciamo di resine, di plastica, dove gli atleti si possono confrontare, sia i nostri atleti della nazionale normodotata che gli atleti del paraclimbing, che è un settore estremamente in crescita in questo anno e negli ultimi anni, e questo per l'arrampicata sportiva è sicuramente un valore aggiunto. Ringraziamo il sindaco Betta, sindaco del comune di Arco, insieme al quale abbiamo sviluppato questa sinergia e quindi la possibilità di utilizzare questa struttura del comune, dove veniva e viene fatto l'importante manifestazione del Rockmaster, sotto un profilo diciamo di allenamento e quindi di centro federale per la federazione. Per noi è stato un luogo estremamente importante da utilizzare, soprattutto da attrezzare, proprio con le finalità agonistiche, sia per Tokyo che per Parigi 2024 e soprattutto anche per il paraclimbing. E quindi un grazie proprio all'amministrazione comunale di Arco, che ha capito e ha creduto nell'arrampicata sportiva come diciamo così veicolo anche per la promozione dello sport outdoor della zona.